L'acqua è mancata e sta continuando a mancare, ma il problema numero uno, secondo me, è la distribuzione dell'acqua e il fatto che le vasche sono state messe in una zona molto fredda di Ariano, molto alta, molto particolare, e comunque prevedibile che in inverno le temperature arrivassero alle temperature che sono arrivate, hanno creato problemi, disagi e si sono congelate anche le vasche che distribuiscono l'acqua all'intero paese. Sappiamo che sono problemi che si ripetono anche d'estate, però. Eh sì, ma il problema secondo me è a monte, il fatto che c'è molta dispersione, chi di dovere non provvede a riparare quello che si perde lungo le strade, lungo le campagne. Manca sempre l'acqua, quindi non si può mettere né lavatrice, né lavastoviglie, lavarci noi personalmente. Con questa emergenza neve è stato anche peggio. Sì, ancora peggio. Adesso diciamo che è un poco eccessivo il fatto. Gente anziana che non c'è acqua e so poi il Cardito pure non c'è acqua. Con Come state sopperendo? le taniche. Quindi fate scorta. Eh sì, scorta. C'è mia madre che ha 86 anni, dobbiamo riempire la vasca con l'acqua Grossi disagi. Ma sono tanti disagi. Poi con la neve, si può immaginare, dice uno va a una fontana, rimpe, non c'è niente. Ci manca l'acqua e non si lavora. Giusto, tutte le sere alle 17 ci chiudono l'acqua. Ieri hanno migliorato perché hanno chiuso verso le 3, le 15 in effetti. E non si lavora. Stiamo qua aspettando che aggiustino questi macchinari che dicono loro, tubi, non tubi. E noi stiamo qua senza lavorare. Quindi la mattina riesce a lavorare un No? pochino, ma il pomeriggio no. La mattina sì, riesco a lavorare bene, se si lavora. Il pomeriggio si dovrebbe lavorare un po' di più, ma ci manca l'acqua, siamo costretti a chiudere l'attività, anche a livello igienico, mancandoci l'acqua siamo costretti a chiudere. Non è un problema solo mio, è un problema di tutti qua. C'ho solo il pozzo a casa. Quindi lei sta in grazia di Dio col Ringrazio Dio, pozzo. perfetto. Fino a che non dico che ho già pagato la tassa per tenere il pozzo, perché poi fanno, creano pure questo, però tengo il pozzo imperoso, non manca, però qualche volta manca, ma là me la piglio col cielo che non piove. Noi dal giorno della Befana praticamente siamo senza acqua e l'alto calore ci ha detto che sono ghiacciate le condutture e per tutta risposta l'ufficio tecnico continua a venire a spargere sale, però non penso che mettendo del sale sopra il marciapiede si riesce a scongelare i tubi sotto, quindi ci sentiamo presi in giro per l'ennesima volta qua via 25 aprile. Lei con questa attività, con un bar, come sta facendo? Infatti andiamo con le taniche, stiamo andando avanti, quindi è qualcosa di assurdo, nonostante che era previsto questo brutto tempo.